Questa è la storia di un prete. Una storia recente che ha conservato appena qualche immagine sbiadita. È la storia di Don Giustino Russolillo, sacerdote, parroco, predicatore, maestro e consigliere di anime. Un prete mai stanco di correre là dove è chiamato. Dai Camaldoli di Napoli si apre come una festa della natura questo paesaggio legato al nome e alle opere di Don Giustino. Qui ogni pietra, ogni albero, ogni nome custodisce un ricordo. A ridosso dei Camaldoli, quasi lambita da un mare drammatico e leggendario, ecco sorgere Pianura, una grande frazione del comune di Napoli. Guardando al cratere spento di questa valle, Don Giustino disse che qui un giorno sarebbe sorta un'opera grandiosa e duratura. E forse non a caso la struttura urbanistica della Assisi napoletana dei padri vocazionisti ha preso da allora la forma e lo sviluppo di una croce. Pianura è un paese piccolo, cinto da orizzonti di povertà, segnato da solchi di angoscia, immerso nei ricordi di un dolore antico e ancora vivo. Qui, dove il paesaggio napoletano muta colore e diventa arcigno, dove la sofferenza dell'uomo si fa più cupa, venne chiamato Don Giustino, come a ricordare la necessità della presenza salvifica e redentrice di Dio. Nella terra ove prima cresceva la muta disperazione, oggi è un rifiorire di buoni frutti e di liete speranze. Gli uomini, i bambini, le donne di Pianura, guardando alle immagini sacre innalzate sui muri delle strade e nei cortili, ricordano che là è passato Don Giustino. Egli nacque a Pianura il 18 gennaio 1891. Un fatto insolito, quasi un presentimento, era accaduto prima che nascesse. Si racconta che un pio sacerdote, Don Salvatore di Fusco, ormai in punto di morire, fosse come preavvertito della nascita di un bimbo che avrebbe compiuto molte opere buone e al quale egli stesso, guarito, avrebbe imposto il nome battesimale di Giustino. Qui venne al mondo, in questa stanza che mantiene intatte le impronte e il sapore straordinariamente napoletani, come napoletano fu l'indole, lo spirito, il carattere di Don Giustino. I suoi genitori, Luigi Russolillo e Giuseppina Simpatia. Era costruttore e questo aiuta a capire il senso naturale del costruire che era nella mente e nelle mani di Don Giustino, impegnato in tutta la sua vita ad innalzare case di pietra e palestre di alta spiritualità. Fin da bambino furono chiari gli indizi di una vocazione sacerdotale che concedeva sempre minore spazio alla finzione del gioco e della rappresentazione. Eppure, proprio da questo esercitarsi per imitazione al sacro ministero, appaiono evidenti i segni premonitori della maturità. Egli è già il capo spirituale, destinato a guidare e a insegnare agli altri, e i ragazzi si stringono attorno a lui come se obbedissero anch'essi al richiamo di una vocazione, di una chiamata. Egli stesso non tardò a manifestare il desiderio di farsi prete,
e la mamma, per sincerarsene, decise di condurlo dal parroco di pianura. Per saggiare le intenzioni del ragazzo, il venerando sacerdote non disponeva certo di moderni test psicologici. Tuttavia, in quell'anima che si apriva con tanta ingenuità e candore, non gli fu difficile guardare e convincersi che egli era atteso nella casa del Signore. Era dunque necessario assecondare il ragazzo e avviarlo agli studi. Questa fu la chiara risposta del vecchio parroco. Le sue parole scesero come una benedizione nel cuore turbato della mamma di Giustino. Il figlio era chiamato al servizio di Dio. Stava sbocciando nel suo cuore adolescente la primavera della grazia divina. Le mamme delle creature prescelte da Dio sentono facilmente tali arcani avvertimenti. La vocazione fu dunque per il piccolo Giustino la parola che, sin dai primi anni, divenne lo stimolo e la regola della sua condotta, la ragione stessa dell'esistenza. Chiamare anime a Dio, chiamare grandi e piccoli al sacerdozio di Dio, è come obbedire anche alla propria vocazione. Il seminarista percorre già le strade di pianura per raccogliere i ragazzi e condurli nel giardino della casa paterna. E lì, nella pagliarella, una povera capanna di paglia, parla loro di storia sacra e di catechismo, e insieme pregano la Madonna del Buon Consiglio. I ragazzi crescono, si moltiplicano vicino a lui. Lo aspettano, lo seguono, lo accompagnano, non sanno resistergli. Sono quegli stessi ragazzi che un giorno non lontano diventeranno i sacerdoti di Don Giustino e insieme con lui riusciranno a trasformare Pianura in una città di vocazionisti, ove un numero crescente di uomini e donne si dedicherà al servizio di Dio. Ben presto una operosa spiritualità pervade la città. Come un contagio irresistibile dilaga nei cortili, nelle strade, nelle case. Dopo aver compiuto i primi anni di studio nel seminario di Pozzuoli, Don Giustino passa a quello regionale di Posillipo. Il seminario, diretto dai padri gesuiti, vanta una tradizione di studi severi e di fervorosa disciplina. I registri scolastici che vi si conservano documentano in modo inoppugnabile, con la lunga fila di 10, che l'alunno Giustino Russolillo seppe distinguersi su tutti gli altri. Padre De Giovanni, già principe napoletano e confessore di Pio XII, fu maestro e direttore spirituale di Don Giustino. Don Giustino fu alunno del Pontificio Seminario Campano di Posillipo, sempre un alunno esemplare, pienissimo, disciplinato, studioso, si distinse, si segnalò tra tutti i suoi compagni, stimato dai superiori, dai suoi colleghi, dai maestri, fu eletto come superiore dei suoi compagni, fu prefetto della camerata a cui apparteneva e riscosse sempre il plauso, l'ammirazione dai suoi superiori e dai suoi compagni. E venne finalmente il giorno della consacrazione a sacerdote di Dio.
Una festa grande si aprì nel cielo di Posillipo. Un felice corteo di carrozze irruppe lungo le strade verso Pianura. Parenti e concittadini gli andarono incontro, lo accompagnarono esultanti, gli gridarono l'affettuoso benvenuto. Un grande giorno, ancora oggi memorabile per certi segni inattesi. Come simbolo di purificazione, quella stessa mattina, un fiotto d'acqua pura sgorgò per la prima volta dalla fontana pubblica di Pianura. E come l'anima assetata di Don Giustino si abbeverava quel giorno alla fonte d'acque eterne di Dio, così i ragazzi prendevano a bagnarsi di esultanza in quell'acqua nuova, giunta così improvvisa e inaspettata. I giorni promessi all'apostolato vennero purtroppo interrotti dalla guerra mondiale e anche Don Giustino fu costretto a separarsi dai suoi parrocchiani. Il breve esilio moltiplicò i bisogni spirituali della sua gente e accrebbe l'ansia dell'atteso ritorno. Tuttavia una fitta rete di corrispondenza lo tenne informato di quanto accadeva a Pianura, a Napoli, nella sua regione. Fu come se Don Giustino fosse rimasto ancora in mezzo a loro, ad ascoltare, a consigliare, a confortare. Il tempo era ormai maturo per adempiere il disegno di Dio. In questa casa di Pianura, Don Giustino aprì un vocazionario, il primo seme dell'opera sua più grande. Qui raccolse un gruppo di ragazzi, quegli stessi che egli aveva più volte radunato nelle strade e nei cortili e che aspiravano ormai a diventare sacerdoti. Furono giorni di povertà, a volte drammatici e disperati, che esigevano grande fede ed eroismo. La casa era appena coperta di lastroni di latta da cui penetravano il freddo e la pioggia. Altre volte era l'incubo della fame a sgomentare il cuore di tutti. Eppure mai, nonostante le privazioni e l'indigenza, mai venne a mancare una volta sola il pane. E seppure accadeva talvolta di non avere proprio nulla di che mangiare, arrivava puntuale Don Giustino che sollecitava: «Coraggio, è l'ora di andare a tavola!» Ed ecco, poco dopo, bussare alla porta la mano provvidenziale di chi portava la minestra o il pane a quel gruppo di ragazzi, ai quali non difettava insieme con l'appetito anche una buona dose di entusiasmo. Quando poi divenuti più grandi, gli alunni dovettero allontanarsi da Pianura per andare a studiare nel seminario di Pozzuoli, divenne proverbiale questo francescano mezzo di locomozione, il solo di cui allora potevano disporre, ma che, per fortuna, fu ben presto sostituito da quello più celere delle biciclette. Così, di giorno in giorno, cresceva intorno a Don Giustino la prima schiera dei suoi sacerdoti e si faceva sempre più viva l'esigenza del suo apostolato, il desiderio, il programma della sua vita, quello cioè di chiamare e di coltivare le vocazioni al ministero di Dio, alla vita religiosa. Ecco dunque, dar mano alla costruzione del primo vocazionario. Gli stessi ragazzi, gli stessi chierici, si rimboccarono le maniche e si misero al lavoro, aiutati dalle persone di buona volontà. Sugli abiti talari caddero i primi spruzzi di calce e le mani, destinate un giorno a levarsi in segno di preghiera e di benedizione, si indurirono nella fatica di caricar pietre, di metter su mattoni. Furono esperienze vive che fortificavano le giovani energie e trasformavano i volenterosi costruttori di oggi nei muratori di anime di domani. Mani di uomini,
mani di sacerdoti, mani ugualmente consacrate a Dio. È la lezione che viene dall'adolescente di Nazareth ed è l'esempio custodito nei primi monasteri di Occidente. Anche Don Giustino ha saputo confidare alle mani sacerdotali il gravame di un'alta spiritualità e il peso della terrena fatica. Ecco uno dei primi operai del vocazionario, il sacerdote Ciro Russolillo, fratello di Don Giustino. Quello che stiamo facendo oggi l'abbiamo sempre fatto fin dall'inizio del vocazionario di pianura. Mentre mio fratello Giustino operava nel campo spirituale, noi, poveri sui figlioli, l'abbiamo fatto nel campo materiale. Con la prima congregazione maschile sorge anche quella femminile delle suore vocazioniste. Il ricordo di quelle origini è ancora vivo nelle testimonianze della superiora generale, sorella del fondatore, e di alcune suore del consiglio generale. Il giorno 1 ottobre, alla sera del 1 ottobre 1921, ci siamo ritirati a Vito Comune. 5 ragazze che aspiravano a essere suore. E così, piano piano, nel frattempo di 2 o 3 mesi, siamo arrivati a 12. Per evitare le vocazioni c'è bisogno di lavorare e di trovare chi c'è le tasse, così istituirono dei laboratori con macchine delle case, con lavoro di ricamo e cucito. E trovavamo anche delle giovanette che ci aiutavano. Con il ricamato di questi soldi si usciva anche per il tributo, per chiedere alle persone di buona volontà un po' di aiuto per le vocazioni. Nel 1927 si sentì il bisogno di eleggere la madre generale e dopo un corso di esercizi spirituali di 8 giorni ci ritirammo nella parrocchia di San Giorgio Martire in pianura per fare le lezioni. Il 12 agosto fu eletta la sorella del fondatore, su Maria Giovanna Custolillo, come nostra madre generale. La nostra congregazione conta attualmente circa 400 suore, divise in 70 case, tra cui 3 al Brasile e 4 in Francia. A Casamadre, qui a Pianura, abbiamo il noviziato e il postulantato, con base di riposo per le suore più avanzate. Nel Salernitano abbiamo una casa di aspirantato, dove si preparano le ragazze con le classi medie. Poi abbiamo una casa di studentato a Marcellite, una ventina di studenti, più una casa di studentato a Roma, a Via Spillaccio. E siamo riportati in tutte le nostre case per compiere l'opera che il fondatore voleva, specialmente con la cultura delle vocazioni, maschile e femminile. Anche le suore furono sin dall'inizio le infaticabili collaboratrici di Don Giustino, al quale seppero offrire il contributo del loro zelo e delle loro iniziative. Pianura ormai aveva assunto un volto nuovo. Al mattino, di buon'ora, le suore vocazioniste si recavano di casa in casa e chiamavano a raccolta i ragazzi per condurli in chiesa. Thank you.
lungo le strade del piccolo centro, scorrevano e man mano diventavano più vivi e rigonfi i rivoli della Pietà e dell'Adolescente. Un mare di preghiera li accoglieva nella casa di Dio. È raro incontrare una comunità di fedeli dove le giornate recano tracce così evidenti della presenza divina e dove, sulla bocca di tutti, è la parola del Signore. Anche le manifestazioni esteriori sono per Don Giustino il pretesto per suggerire la preghiera, per incitare al raccoglimento, per esprimere la devozione. Così avviene quando i ragazzi, entrando in chiesa, si dispongono a forma di croce, quasi a significare il fuoco della fede che tutti deve illuminare e su tutti operare. Nelle più diverse forme si manifestava il ministero sacerdotale, ed è qui che vanno ricercate le profonde verità che egli ha lasciato ai suoi figli. Don Giustino è stato in una confessione quando andai a chiedergli un consiglio e ho avuto l'impressione che fosse veramente un uomo illuminato da Dio. La confessione era per lui motivo di un costante colloquio con Dio. I frutti si raccoglievano ogni mattina alla mensa eucaristica, alla quale si accostavano folle sempre più numerose di uomini. Era l'appuntamento mattutino di Don Giustino e nessuno voleva mancarlo. Un altro aspetto vivo del suo apostolato erano le lezioni di catechismo. Suore e donne di Azione Cattolica si adoperavano per spiegare ai bambini di pianura le verità e i precetti della dottrina cristiana. Don Giustino era convinto che gli stessi problemi e le difficoltà della vita trovassero una facile e naturale soluzione nella pratica oltre che nella conoscenza del catechismo. Negli occhi attenti di questi ragazzi sembrano trovare risposta a tutti gli interrogativi che si presentano al mondo contemporaneo. Su questi volti aperti sembrano allontanarsi gli affanni e le ansie che tormentano la moltitudine e la solitudine degli uomini nel nostro tempo. Per liberare lo spirito dalle scorie di materia che quasi lo soffocano, oggi, come al tempo di Don Giustino, è necessario dare alla fede religiosa un respiro più ampio e festoso, una partecipazione più attiva e comunitaria. Questo a pianura accadeva ogni giorno, ma nelle ricorrenze solenni, come nella festa del patrono San Giorgio o quella della Madonna del Rosario, la città vibrava allora di una esultanza senza eguali.
Dietro le processioni non si accendeva soltanto la pietà dei fedeli, ma passo passo, strada dopo strada, balcone per balcone, era come se tutti prendessero consapevolezza di far parte di una sola più grande famiglia. Era come se le case di ognuno, svuotandosi, spingessero le pareti fino ai confini del paese. Era come se l'umano desiderio di pace diventasse comunione solidale di affetti, carne viva dell'intera comunità. Ecco, al centro della festa, come nel mezzo della preghiera, ancora Don Giustino. È il parroco, il sacerdote, l'amico, il confidente di cui nessuno può fare a meno e al quale tutti vorrebbero manifestare la propria commossa riconoscenza. Don Giustino è ancora lì, umanamente esile e debole, ma sostenuto da una forza spirituale davvero straordinaria. È divenuto, specialmente nel giorno del suo onomastico, il centro insostituibile di attrazione per tutti gli abitanti di pianura. Già prima che si placasse il tripudio popolare, egli si rifugiava nella stanza al riparo del frastuono e del plauso delle folle. Una poltrona che si trasformava alla sera nella branda e alle pareti i quadri della Santissima Trinità e della Sacra Famiglia erano l'arredamento della sua stanza. Sull'Atlante pareva dilatarsi ogni tanto l'ansia della preghiera e le mete missionarie della sua congregazione. Sul molo di Napoli raggiunse i primi figli e figlie che partivano per le missioni di oltreoceano. Era venuto a salutarli, a incoraggiarli, a benedirli. E mentre i vocazionisti raggiungevano le nuove terre del Nord e del Sud America, altre regioni si aprivano al loro apostolato in Italia. Don Giustino era così testimone del rapido moltiplicarsi delle case e delle istituzioni affidate, specialmente in Campania e nel Lazio, ai padri e alle suore vocazioniste. Il padre Giustino Dussolin veniva qui da noi, da Madonna dell'Arco, nel periodo in cui ero studente,
ricordo veramente con molto piacere la sua predicazione. Destava un profondo interesse in noi giovani in preparazione al sacerdozio, anche perché noi ci trovavamo di fronte a un uomo di Dio, veramente scorgevamo in lui i lineamenti del santo. Quindi destava la sua predicazione in noi un interesse molto sentito. Ecco, è proprio così. La predicazione fu l'altro instancabile motivo apostolico della sua vita. Parlare a tutti, sempre e ovunque, portare a tutti la parola di Dio, spiegare a tutti il Vangelo, fu l'azione costante, ma anche il principio fondamentale di Don Giustino. Un autentico uomo di Dio, un'anima ricca di doni e di virtù, una intelligenza viva e aperta che tutti affascinava. L'argomento della sua predicazione in genere trattava sempre della Santissima Trinità e in modo particolare dello Spirito Santo. Quest'uomo veramente doveva essere nella sua vita spirituale un innamorato dello Spirito Santo. Ed un particolare della sua predicazione era questo. Noi giovani notavamo che il padre Giustino non era l'uomo che ci teneva a preparare la sua predica a tavolino e quindi dare all'uditorio una prova della sua erudizione, della sua preparazione. Addirittura, mentre parlava, chiudeva gli occhi e si estraniava da tutto e da tutti. In genere, la sua predica era un dialogo spirituale e proprio in quel momento noi giovani restavamo, direi, estasiati di fronte a questo uomo che viveva di Dio e ci parlava in quel momento di Dio. Ancora a parlarcene è l'abate vescovo di Cava dei Tirreni. In particolare, mi fece impressione la devozione straordinaria che egli nutriva verso il preziosissimo sangue. Devozione che egli cercò di diffondere nelle due nascenti congregazioni da lui fondate, maschile e femminile, di vocazione. Devozione che egli concretizzò in quei suoi famosi offertori che volle fossero recitati tutti i giorni dai figli e dalle figlie della società delle divine vocazioni. Oh, Don Giustino, Don Giustino, come era caro e come era santo. Assai ricca e profonda fu la formazione teologica di Don Giustino, il quale lasciò in alcuni volumi una preziosa eredità di pensiero e di dottrina. Raccolte anche in volume sono le preghiere che egli aveva preparato per i sacerdoti e per i giovani dei vocazionari. Sulla abbondante messa e gli insegnamenti del fondatore si formano ancora oggi i giovani vocazionisti del noviziato di Altavilla. Ma Don Giustino non guardò soltanto alle giovani vocazioni. Mostrò una sollecita preoccupazione anche verso quelle vocazioni che avevano disertato la casa del Signore. Molte ne recuperò, ed alcuni uomini che egli seppe richiamare alla santità della vita sacerdotale conclusero nella benedizione di Dio le ultime ore della giornata terrena.
agosto 1955 anche Don Giustino udì la voce del Signore che lo chiamava a sé. A Pianura giunsero moltitudini di figli e di popolo. La città, le chiese, le strade, le case erano gremite, addobbate di drappi, di festoni, di fiori. Per l'ultima volta l'umile prete Don Giustino stava percorrendo le strade della sua città. Andava ad incontrare gli uomini e le donne della sua parrocchia. Era quello un lutto o una festa? Era una processione funebre o un corteo trionfale? In verità, a Don Giustino Russolillo non poteva tributarsi il lamento del pianto, ma l'osanna del trionfo, come a colui che, vincendo la buona battaglia, aveva meritato il premio nel nome del Signore. Era una personalità che non bisognava discutere. Era bravo, è buono, è un bello sacerdote, è fatto un'opera buona. Con Campanella a mano andava girando tutti Pianura e si accoglieva tutti i ragazzi e se la portava a prezzo sulla casa sua. E lui ci faceva dire le cose di Dio a tutti i ragazzi. Don Giustino, quando camminava in carcere, veniva una casa, perché era un santo, era un bravo sacerdote. Un santo sacerdote. È stata una cosa veramente spettacolosa, una cosa che ha commosso. Provene sia che io ho dato una sorella come vocazionista e una figlia. Fra coloro che lo conobbero in vita è anche il presidente Giovanni Leone. Alle sue parole affidiamo ancora un ricordo, un pensiero, una riflessione. Quello che caratterizzava la personalità di Don Giustino Russolillo era il potente ardore mistico che accompagnava, esaltando e potenziando e non deprimendo, il suo vigoroso spirito combattivo. Chiunque di noi lo conobbe e lo avvicinò non poté non restare profondamente ammirato e stupito di questa potente fiamma che lo alimentava, anzi lo bruciava. Il suo misticismo raggiunge punte elevatissime che noi possiamo ritrovare soltanto in Teresa di Gesù e in Biagio Pascal. E noi lo ritroviamo presente in tutti i suoi scritti che egli pubblicava sotto l'anonimo, perché un'altra qualità eccezionale di Don Giustino era la costante e profonda umiltà. Eppure questo piccolo, povero, fragile prete che avrebbe dovuto cercare la solitudine per poter realizzare in pieno il suo temperamento ascetico, percorse tutte le strade, conquistando seguaci, convertendo increduli, soprattutto accendendo ovunque una fiamma di potente ed alta spiritualità. Percorse tutte le strade, combatté tutte le battaglie, con vigoria e con fermezza, soprattutto per il riconoscimento della sua congregazione. Perciò noi consideriamo Don Giustino come una personalità che rispecchia il nostro tempo, interpreta le nostre ansie e potrà costituire una schietta, genuina fonte di serenità e di speranza per tutte le nostre angosce.